il comportamento adeguato dei genitori ai fini di uno sviluppo equilibrato e armonico della personalità del bambino, quindi anche per prevenire tutte queste problematiche, dipendenze, problemi psicologici conseguenti, e quello in cui gli adulti significativi possono essere i genitori, ma potrebbero anche essere i nonni, magari si sono molto spesso a contatto con questi bambini, o anche degli insegnanti significativi, le persone significative per queste persone, prima forniscano al bambino una base sicura dal punto di vista affettivo e solo successivamente lo incoraggiano ad distaccarsi da questa base, cioè in un secondo momento, quando questa base sicura è ben formata, lo incoraggiano a distaccarsi, ad esplorare, cioè a partire da questa base, incoraggia cioè la sua autonomia, la sua dipendenza. È fondamentale questa sequenza, perché altrimenti può determinare un attaccamento ansioso, se si passa alla seconda fase troppo presto. Quindi è fondamentale la formazione della base sicura prima e poi anche l'incoraggiamento all'autonomia. Perché non basta la base sicura se poi la persona rimane attaccata, non diventa autonoma. Sono tutti e due dei momenti fondamentali per la crescita, la maturità psicologica di una persona. E la sequenza è fondamentale. Prima la formazione completa della base sicura e dopo l'incoraggiamento all'autonomia. Perché? Perché questa seconda fase, cioè il distacco, l'esplorazione, potrà avvenire solo se è già completata la prima. Cioè se il bambino ha già dentro di sé una base sicura, cioè ha interiorizzato l'amore dei genitori, cioè è sicuro dell'amore dei genitori, dell'affetto dei genitori, anche quando è lontano da loro, è sicuro che gli vogliono bene, anche se se ne va, anche se se ne va all'estero, che ne so, è sicuro che c'è qualcuno che mi vuole bene, perché l'ha interiorizzato, questa è la base sicura, che è una cosa fondamentale per vivere bene, per poter diventare autonomi, altrimenti si rimane attaccati, dipendenti da qualcuno che ti deve dare questo benedetto affetto, amore, considerazione, la stima, che poi non te la faccia dell'amore, dell'affetto. Perché altrimenti, dicevo, tenderà a, non riuscirà a distaccarsi da questo genitore, a diventare veramente libero, perché tenderà a ricercare, senza sapere questa base sicura, affetto, la considerazione, a volte per tutta la vita, o dagli stessi genitori, quindi magari non riuscirà ad andare via da casa, eccetera, oppure trasferendo la richiesta sul partner, ma restare comunque dipendente da qualcuno. Che riuscirà magari a fare il passo verso il matrimonio, però se non ha la base sicura dentro di lui, la base affettiva, farà solo un trasferimento della richiesta e diventerà dipendente dal partner, restando comunque dipendente dall'affetto o dalla conferma o dalla stima o dalla considerazione degli altri, di qualcun altro, non avrà una buona autostima e quindi non avrà una buona autonomia. Questo è il passaggio fondamentale di... Cioè alla fine è sempre l'autostima che stai messo. Sì, l'autostima c'entra, però fondamentale è questa base sicura e non solo, ma anche la facilitazione dell'autonomia solo al momento giusto, quando vediamo che il bambino ha interiorizzato sulla base sicura, allora non posso sollecitare a distaccarsi, altrimenti questo avrà un aspetto sfavorevole, lui lo percepirà come un tentativo di abbandono, si attaccherà ancora di più. Se non hai ben interiorizzato la base sicura. Questa base sicura si forma normalmente nei primi mesi e anni di vita. Normalmente, è normale, cioè è una cosa fisiologica, dovrebbe essere fisiologica. Diventa difficile, non avviene quando si determinano quelle carenze affettive di cui parlo prima,
come si determinano quelle distorsioni, quei schemi di comportamento che vi ho fatto vedere prima, patogeni. Ma questa è fino a che età? L'età, soprattutto nei primi mesi, anni di vita, il bambino è più ricettivo, però la base sicura si può formare pure a qualsiasi età, poi vedremo che si può lavorare anche con un adulto, con una maggiore difficoltà, ma si può lavorare anche con l'adulto. Morgan ha quasi 12 mesi ed è in grado di distinguere bene la gente che conosce dagli sconosciuti. Ha sviluppato un forte attaccamento per le persone che sono costantemente presenti nella sua vita. E quando è divisa dalla madre, gli estranei possono apparire terrificanti. L'attaccamento potrebbe sembrare una regressione emotiva, in realtà è un grosso passo avanti nel diventare un essere umano, e segno che Morgan vede la gente come individui. Soltanto ora può cominciare a instaurare rapporti autentici. Tra i primati nostri progenitori, l'attaccamento si sviluppava per proteggere i piccoli dai predatori quando erano in grado di muoversi da soli. Senza estranei intorno, Heidi è coraggioso, sembra un bambino non attaccato a nessuno. Il padre è diventato un punto di partenza sicuro per esplorare il mondo. Durante le sue escursioni, infatti, Heidi controlla regolarmente che il padre sia raggiungibile. Si sposta gattonando in tutte le direzioni, ma come se fosse attaccato a un filo invisibile, non si allontana mai più di 30 metri dal padre. Non ha interiorizzato come i genitori, ha bisogno di vederlo, quindi non si allontana più di 30 metri, secondo le ricerche. Vedete cosa succede invece da un anno che cresce? Il bimbo è sazio e è cresciuto. Però il bimbo strilla. È giusto che un bambino nei primi mesi di vita dorma dalle 16 alle 19 ore quotidiane. Ma durante l'alternanza sonno profondo, sonno leggero, il bambino si sveglia facilmente. Sonno profondo, sonno leggero si alternano nell'arco di un'ora. Di giorno e purtroppo anche di notte. Risultato? Il bambino si sveglia, si sente solo e strilla. Lasciarlo piangere pure sarebbe veramente crudele. In questo caso dargli la pappa per tenerlo tranquillo sarebbe assolutamente sbagliato. Ciò di cui ha bisogno è amore, conforto e aiuto per riaddormentarsi. Prenda il braccio il suo bambino. Gli dica non aver paura, ci sono qua io. Ci sono sempre quando hai bisogno di me. Per poter interiorizzare l'amore dei genitori, quindi crearsi quella base sicura dentro di sé. Avete visto nel primo filmato, il bambino non ha una base sicura, la ricerca nell'altro, quindi guarda il papà, no? E in quella fase, quando si sveglia di notte, si sente vuoto, ha bisogno di un altro, ha bisogno di essere rassicurato. Il messaggio ci sono sempre quando bisogno di te, non deve essere semplicemente detto, non serve dire una parola, ci sono sempre quando bisogno di te. Ma di essere dimostrato con la presenza, col contatto sistematico, specialmente nei primi mesi di vita, cioè deve entrare il bambino nel messaggio. È il messaggio chiave che questi primi mesi di vita, quando viene recepito, rassicura definitivamente il bambino. E allora che si parla con la base sicura da cui partire poi per riuscire a vivere la sua vita da solo o anche con gli altri, ma senza dipendere da nessuno, perché ognuno di sé ha dentro di sé la base sicura, riesce a prendersi cura di sé, non ha bisogno di qualcun altro che si prenda cura.
Adulti, tutti abbiamo la capacità di prenderci cura. Molti ne sono consapevoli, molti non ne sono consapevoli, e quindi continuano a ricercare nella, in una situazione di dipendenza affettiva negli altri. Quindi avviene, dicevo, l'interiorizzazione dell'amore dei genitori, può finire nell'infanzia, ma anche nell'adolescenza. Ci sono delle tappe, poi c'è un'età precisa, insomma, viene il passaggio dal bisogno di stima, di considerazione, di amore, di affetto da parte degli altri, all'autostima. Questo è allora che comincia l'autostima, e quindi il passaggio dalla dipendenza all'autonomia. Allora si diventa adulti. L'arrivo di un neonato sì, stravolge la vita, ma nessun metodo considerato infallibile può aiutarci più del nostro bambino a comprendere i suoi reali e naturali bisogni. Di fatto non esistono dei metodi, bisogna seguire il bambino, e il bambino poi registra il suo sogno. Questo è un problema dei genitori, purtroppo spesso non sanno proprio dire del sonno dei bambini. Ma no, metti il pigiamino! I bambini hanno più cicli di sonno, alla fine del ciclo si svegliano. Sono circa 4-5 note, i bambini sono molti di più. Più di 3 anni che i bambini cominciano a avere un risuono simile a quello degli adulti. Abbiamo dei pregiudizi appartenenti alla nostra cultura che vorrebbero che il bambino dormisse il più possibile tutta la notte, possibilmente quindi appunto non si risvegliasse e che magari si addormentasse anche da solo. In realtà questo non è quello che poi si aspetta il bambino, cioè il bambino si aspetta di essere accompagnato al sonno di notte, così come viene accompagnato a tutte le altre scoperte che poi farà di giorno. La notte spaventa, il buio è simbolo di assenza, pericolo, è per questo che i bambini, come tutti i cuccioli, si addormentano più facilmente vicino ai genitori. I metodi che sono in circolazione per far dormire i bambini più a lungo e per farli addormentare da soli non hanno basi scientifiche. Non hanno nessun vantaggio e probabilmente sono anche dannosi per una serie di ragioni legate alla produzione, all'iperproduzione dei ormoni dello stress se il pianto del bambino non viene accolto dai genitori. Quando si svegliano non dobbiamo farli piangere, al contrario come sostengono alcuni, ma invece bisogna rassicurarli e aiutarli a riprendere il sonno. Eppure quante volte ci hanno detto di non viziarli troppo, non prenderli in braccio, non farli dormire con noi, altrimenti non diventeranno mai autonomi e indipendenti. Non esiste alcuno studio scientifico che dica che un bambino che dorme con il genitore acquisisce più tardi autonomia e indipendenza. Questo è un pregiudizio della nostra cultura e basta uscire dai nostri confini e vedere che ci sono paesi anche europei dove i bambini per norma culturale dormono insieme ai genitori e questo non significa che ci siano adulti più dipendenti. I bambini sono gli adulti di domani. La sensibilità alle esigenze dei bambini è fondamentale. Io credo che il livello di civiltà di una società si misura proprio dall'attenzione che gli adulti hanno nei confronti dei bambini. Una società giusta, sensibile, lo è prima di tutto nei confronti dei bambini. Se non c'è attenzione, se non c'è amorevolezza per i bambini, è difficile che ce ne siano per nessun altro. Per i più deboli, per i profughi, per i disabili, gli svantaggiati, a meno che poi non ci siano degli interessi intorno a conto personale, come spesso accade in queste situazioni degli svantaggiati. È quello che dico io, che il tuo volontariato si fa in famiglia, poi si ecco. Va fuori. Quindi comunque è fondamentale la vera sensibilità disinteressata nei confronti dei bambini per migliorare una società, per cui crescere bambini con l'attenzione ai loro bisogni migliora tutta la società di domani, fa sì che gli adulti di domani saranno in grado poi di cogliere veramente i propri bisogni, non dipendere dagli altri, diventeranno autonomi, diventeranno maturi, non avranno necessità di dipendere da altre persone, o di ricorrere a palliativi come le droghe, denaro, dipendenza o da gioco d'azzardo, oppure anche la ricerca del successo a tutti i costi, per avere considerazione sociale, che poi
hanno una certa maggiore capacità di autonomia.